Sherwood.it, siamo qui al centro Altinate a Padova con Roberto Recchioni, che è qui a Sugar Pulp per presentare il suo ultimo fumetto, Orfani. Fumetto che uscirà il 16 ottobre e su cui c'è un sacco di aspettativa. Il primo fumetto a colori della Bonelli, storica casa editrice italiana, anche un po' tradizionalista, diciamo, nel campo dei fumetti, che pare che verrà rivoluzionato un po' dal tuo lavoro, dal lavoro tuo e di Mammucari, vero? E quindi questa è la prima domanda, se ci puoi dire qualcosa del fumetto. Sì. Orfani, perdonatemi. Orfani è la prima serie a colori della Sergio Bonelli Editore, la prima che ha un approccio al colore diverso da quello degli albi celebrativi, perché la Bonelli fa degli albi ogni tanto, tipo il numero 100 di Dylan Dog, il numero 300 di Tex, che possono essere a colori, ma qui l'approccio è un colore che guarda al fumetto francese, che guarda al fumetto americano. È una serie strutturata in stagioni, come le serie americane, come John Doe, che era un'altra serie che ho realizzato qualche anno fa per l'Aura Editoriale. E è una serie di fantascienza bellica che narra le vicende di un gruppo di bambini orfani di guerra che vengono strappati alla loro vita dall'esercito e trasformati in guerrieri. Come hai detto tu, esce il 16 ottobre, è una serie che dall'investimento economico enorme, perché è costata, i primi 24 albi di produzione sono costati grosso modo 2 milioni e mezzo di euro, e ci crediamo molto e speriamo che da lì parta un nuovo corso del fumetto italiano, almeno produttivo. Quindi una serie dal tema bellico, post-apocalittico, fra l'altro adatta alle giornate qui di Sugar Pulp che sono dedicate alla letteratura di genere, alle culture di genere, appunto pop. E la domanda che avevo io leggendo un po' le anteprime, vedendo che ci saranno due piani temporali fondamentalmente che si intersecano, e questa è storia degli orfani di guerra. È tratta soltanto dalla letteratura, insomma, distopica e dal fumetto di genere, diciamo, oppure ci hai messo dentro qualche riferimento all'attualità, perché sono temi che purtroppo nel mondo sono ancora attuali. La base, Bonelli fa un fumetto che viene definito l'avventura, nel DNA della Sergio Bonelli Editore. La fantascienza però è il più grande contenitore e trucco per mascherare altri temi. Orfani è sicuramente la cosa più politica che abbia mai scritto e ha riferimenti pesantissimi con il mondo attuale. L'ho fatto lentamente, nel senso è una serie che si stratifica albo dopo albo, quindi nel primo albo troviamo molta azione e una narrazione molto facile, e albo dopo albo invece le cose si andranno a complicare, si scopriranno tutta una serie di verità che renderanno la serie un po' diversa da quella che sembra all'inizio. L'idea però è proprio quella di parlare di politica e di società, anche perché il tema degli orfani di guerra è forse uno degli indicatori più precisi di quando una società va allo sbando. Nel momento in cui l'uomo mette i bambini in prima linea a combattere, vuol dire che quella determinata società è in un momento di profonda crisi. Nel Medioevo con le crociate dei bambini, in Africa oggi, in Serbia negli anni 90. Tutte le volte che l'essere umano adulto pone un bambino, cioè il futuro, in prima linea, vuol dire che qualcosa è andato veramente storto da qualche parte. Grazie, forse questi riferimenti all'attualità intanto rendono più interessante anche per noi e forse per i lettori, e poi forse rendono anche valore alle letterature di genere, ai generi minori che di solito o a volte non sono considerati culture, invece permettono forse di parlare in altri termini di attualità quando la letteratura alta o insomma, ritenuta tale tende a non farlo. Ma sai, il genere è sempre stato specchio del mondo. Se prendi la fantascienza degli anni 50 americana, era nient'altro che la metafora dell'invasione sovietica, della paura del comunismo in America. Quindi capolavori come l'invasione degli ultracorpi può essere preso come un capolavoro di fantascienza in cui c'è una storiellina che mette paura. Allo stesso tempo è un libro pervaso dallo spettro del comunismo nello scrittore, quanto nel regista che appena ha tratto uno splendido film che era Don Siegel,
erano film destrorsi, perché destrorsi in quel periodo, ma che rappresentano gli anni, cioè rappresentano quel mondo, non un mondo di fantascienza. Non ci raccontano il futuro, la fantascienza, ma come anche altri generi, non racconta quasi mai realmente il futuro, racconta il presente, è quello la vera potenza del genere fantascientifico. Ultima domanda, il tuo nome sta girando tantissimo in questo periodo, anche perché dopo il grande successo di Mater Morbi, eccetera, sei diventato di fresco il responsabile per la Bonelli di Dylan Dog, che è forse il fumetto più famoso e leggendario, direi, in Italia. Com'è stato? Com'è il rapporto con Tiziano Sclavi? E come stai procedendo in questa nuova avventura, insomma? Intanto non scordiamoci di Tex, che sennò mi uccidono, che è il fumetto più venduto d'Italia e probabilmente uno dei fumetti più venduti al mondo, con le sue 200.000 copie al mese. Per farvi capire, l'Uomo Ragno in America ne vende 120.000 in tutti gli Stati Uniti d'America. Dylan è il secondo personaggio più venduto d'Italia, un'icona degli anni 90, un personaggio iconico per tutto il fumetto italiano in genere. Confrontarci si è difficile, nel senso, è un personaggio fortemente caratterizzato dal suo autore, che però è lontano da molti anni, che è Tiziano Sclavi. Questa lontananza ha forse un po' indebolito il personaggio e sono stato chiamato io per cercare di riportare Dylan a quello spirito iniziale, il che significa che dovrò caricarmi tutta una serie di rischi. E non so se avete visto Game of Thrones, quando Ned Stark viene eletto come primo cavaliere, c'è il ceppo che mi aspetta. Bene, grazie mille.